Come è nata questa idea per questa storia molto umana e molto intima? Beh, insomma, mi sono messa al lavoro quando in realtà nascono sempre un po' dai personaggi, poi le storie, sono le trame vengono portate dai personaggi. Questa ragazza irlandese, così cattolica, innamorata di Roma, delle sue bellezze, che viene a fare la ragazza alla pari della famiglia Torre. Susi, ballerina, diciamo, un po' mancata, Luca, giornalista sconfitto, la bambina di 6 anni con l'asma. Si instaura subito un rapporto molto intenso, molto di affetto fra tutti loro e con tutto il resto che gira intorno alla famiglia, la famiglia del primo letto, la prima moglie, l'ex suocero, così occulto, manovratore politico. E così piano piano la storia si va delineando a seconda dei personaggi, del tipo di relazione che hanno fra di loro. Sono un po' dei personaggi comunque un po' frutto dei nostri tempi, perché comunque entrambi, insomma, Luca e Susi sono comunque un po' vittime del precariato, perché insomma ognuno di loro vorrebbe fare, avrebbe voluto fare, insomma, un altro tipo di vita, e invece sono scontrati con la realtà in un certo senso. Sì, fanno parte proprio di quelle persone ormai non più giovani, che però non hanno ancora assimilato il dolore della sconfitta, per cui si dibattono mentre stanno affogando, perché hanno sempre meno soldi, vengono sempre più sfruttati, trattati male, vengono espulsi. La città Roma, bellissima, com'è bella Roma, però lì piano piano espelle le sue persone, i suoi abitanti, i suoi cittadini più fragili. Loro finiscono in questa periferia che anche che non è di quelle periferie drammatiche che arrivano alla cronaca, no, è una periferia che vuole essere anche piccola, borghese, ordinata, di villette a schiere, ma in realtà vivere lì è un disastro, la città è lontanissima, c'è traffico, non ci sono i servizi. Certo, si dibattono. E com'è stato lavorare in particolare con la Ramazzotti e Giannini, se già in fase di scrittura aveva in mente, insomma, loro per questi ruoli? Per Susi sì, Micaela è venuta proprio insieme a Susi nel cervello, si è arrivata già vestita da Susi Micaela. E Adriano no, non l'ho scelto subito, ho fatto molti provini, ho incontrato molti attori bravi e bravissimi, ma lui poi alla fine mi ha seduto perché c'ha qualcosa di questa dolcezza cupa, molto avvolgente, che penso in un personaggio che poteva avere anche dei lati molto sgradevoli, credo che aiuti lo spettatore anche a comprenderlo. Sì, perché comunque, diciamo, l'uomo in questo film è rappresentato un pochino in modo negativo, in un certo senso, perché è molto passivo, molto... Sì, lui è un depresso, è un depresso che forse nemmeno sa di saperlo, vive tutto, usa anche il senso come costardirsi, come fosse una droga, molto depressiva. E invece il personaggio di Marcello Fonte, io l'ho interpretato un po' come... insomma, chiedere un po' al pubblico di immedesimarsi con lui per un po' sbirciare in un certo senso dalla finestra la vita di questi, insomma, il film in fondo, la vita di questi personaggi. È un po', insomma, è questo l'intento, e che cosa rappresenta, insomma, questo periodo industriale? Ma Marcello sono io, che guardo, e quindi lo spettatore che li guarda vivere. Però l'ho costruito come personaggio, cioè volevo che la casa identica in loro fosse piena di ciaffi, colorata, e lui fosse pulita, vuota, che fosse una persona gentile, educata, però che avesse anche un qualche lato di mistero a un certo punto, che portasse questa solitudine un'inquietudine. E poi sciogliersi, che no, era solo sguardo, era solo quello che mi guardava vivere. Sì, perché a un certo punto c'è anche un po' il dubbio quando la bambina, insomma, va a casa, che magari c'è una doppia faccia di questo uomo.
E poi hanno dato anche un uso molto particolare della musica, che sembra quasi, cioè molto comunque incalzante, un po' favolistica, insomma sembra un po' come se la loro vita fosse un'opera, una messa in scena, insomma, fondamentalmente, il confine tra la realtà e la fantasia un po' che si assottiglia un pochino, non so se... Sì, diciamo che è molto, la musica è presente ed è però qualcosa di interiore, non commenta, spesso ha un altro mood rispetto alla scena. E mi piace fare dei film che siano un pochino romanzeschi, che assomiglino più a un romanzo che a dei film, e la musica in questo ti aiuta. E le sue fonti di ispirazione, cioè quando si mette a scrivere, che cosa c'è, cioè, la vita semplicemente o magari un libro? La vita, la mia, quella di un'amica che mi racconta, una storia che ho sentito, un libro che ho letto, un altro film che ho visto, sono come un vettore, tutto mi attraversa e poi mi metto a lavorare.